aperitivo qui davanti e poi l'ingresso sarà da qua. Quindi fermatevi proprio pochi minuti. Padre Eric. Nel 1223, esattamente il 29 novembre, Papa Onorio III approvò definitivamente la regola dei frati minori. Nelle settimane successive, Francesco d'Assisi si avviò verso l'eremo di Greccio, dove espresse il desiderio di celebrare in quel luogo il Natale. Ad uno del luogo disse che voleva vedere con gli occhi del corpo come il bambino Gesù, nella sua scelta di abbassamento, fu adagiato in una mangiatoia. Quindi stabilì che fosse portato in una capanna, un asinello e un altare, davanti creare una mangiatoia per adagiare il bambinello. Francesco e i suoi apostoli videro con gli occhi del corpo l'umanità di Gesù e credettero con gli occhi dello Spirito alla sua divinità. Così ogni giorno, mentre vediamo il pane e il vino consacrato sull'altare, crediamo alla presenza del Signore in mezzo a noi. Nella notte di Natale a Greccio non c'erano né statue e neppure raffigurazioni, ma unicamente una celebrazione eucaristica dentro una capanna e vicino ad una mangiatoia. Solo più tardi tale avvenimento ispirò la rappresentazione della Natività mediante immagini, ossia il presepe. Francesco era un uomo molto concreto e per lui era molto importante l'incarnazione. L'avvenimento del Natale di Greccio fu conosciuto da molte persone che desideravano raffigurarlo e replicarlo, iniziando a rappresentare e diffondere il presepio. In questo modo divenne patrimonio della cultura e fede popolare. La Chiesa ha sempre dato importanza ai segni, soprattutto liturgico-sacramentali. Alcuni gesti furono incentivati perché ritenuti adatti per la diffusione dell'annuncio evangelico e tra questi si segnala proprio il presepio, nella cui semplicità indirizza tutta la centralità di Gesù. I particolari della vita umana, gli artigiani, i mercanti, i popolani, gli animali, l'asinello eccetera, per la loro semplicità e immediatezza hanno ancora un'efficacia per l'uomo e la donna di ogni tempo. Il presepe nei secoli è la più bella espressione cristiana che ci fa riconoscere la grandezza di Dio fatto uomo per la nostra salvezza. E noi, come i pastori di 2000 anni fa, come San Francesco di 800 anni fa, ancora oggi, nel 2024, ci inginocchiamo davanti alla grandezza del nostro Re. Viva Gesù Bambino! Adesso un momento di preghiera, poi do la parola all'assessore del Comune di Trapani. Io volevo subito ringraziare la confraternita del Venerdì Santo di Palermo ai Fornai, che hanno portato qui a Trapani questo meraviglioso bambinello che loro venerano e festeggiano nella loro congregazione. Quindi facciamo a loro un applauso di ringraziamento. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Maria Vergine e Madre è il segno di ciò che la comunità dei credenti può diventare. Quando si apre alla parola di Dio, uniti a lei magnifichiamo Dio nostro Padre. Diciamo: Santo è il tuo nome, Signore. Santo è il tuo nome, Signore.
noi ti rendiamo grazie al tuo nome, Padre di bontà infinita, per i prodigi che hai operato in Maria, madre del tuo figlio, diciamo. Santo è il tuo nome, Signore. Noi ti rendiamo gloria al tuo nome per l'obbedienza di fede di Maria Vergine, che all'annunzio dell'angelo pronunziò il suo fiat in piena adesione alla tua volontà insieme. Santo è il tuo nome, Signore. Noi rendiamo gloria al tuo nome per l'ammirabile testimonianza di Maria, madre del Signore, che sollecita si mise in viaggio per un incontro di carità e di grazia insieme. Santo è il tuo nome, Signore. Noi ti rendiamo gloria al tuo nome per la potenza supplice di Maria, che alle nozze di Cana ottenne il primo dei segni del Cristo, vostro Redentore, insieme. Santo è il tuo nome, Signore. Noi rendiamo gloria al tuo nome, ma soprattutto al nome dolcissimo di Gesù, per la missione di Maria ai piedi della croce, come socia della passione e cooperatrice della salvezza, insieme. Santo è il tuo nome, Signore. Noi ti rendiamo gloria al tuo nome per la presenza di Maria, Regina degli Apostoli, nel cenacolo della Pentecoste, insieme. Santo è il tuo nome, Signore. Noi ti rendiamo al tuo nome, o Padre, perché Maria assunta in cielo doni alla tua Chiesa pellegrina nel mondo un segno di consolazione e di sicura speranza insieme. Santo è il tuo nome, Signore. La tua misericordia si estenda.